Bullismo, cyberbullismo e cybercrime, fenomeni che coinvolgono soprattutto i giovani, quali vittime e quali carnefici. Tematiche delicate che richiedono profonda attenzione e riflessione. Ed è proprio ciò che ha fatto l'Associazione Nazionale Antimafia Alfredo Agosta, che l'Istituto Comprensivo Dusmet Doria di Librino, a Catania, ha organizzato un incontro su questi temi, con l'obiettivo di mettere in guardia gli studenti perché non si rendano artefici di violenze fisiche, verbali o via web, né ne diventino vittime. Nell'aula Cineforum dell'Istituto, davanti agli allievi delle terze classi, è intervenuto anche il sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Catania, dottor Andrea Norzi. Il magistrato ha spiegato ai ragazzi le fattispecie criminose del bullismo, del cyberbullismo e del cybercrime, illustrando anche alcuni casi realmente accaduti nelle scuole. Ma soprattutto ha parlato delle conseguenze che questi fenomeni, o meglio questi reati, producono. Emarginazione ed esclusione, che interferiscono certamente nella crescita di una personalità in fieri come quella di un giovane adolescente. Mi piace l'idea che le istituzioni, che lo Stato, che i rappresentanti delle istituzioni che lavorano per la legalità come i magistrati e le forze dell'ordine vadano nelle scuole a incontrare i ragazzi e a far capire loro il significato delle loro azioni e le conseguenze delle loro azioni. Magari i ragazzi, senza rendersene conto pienamente, commettono fatti che sono fatti penalmente rilevanti e quindi che si aprono poi procedimenti o alla procura dei minorenni, come in questo caso, o alla procura ordinaria. L'Associazione Agosta è sempre impegnata in prima linea nei vari incontri scuola e lo fa veramente con dedizione, soprattutto mettendoci non solo la faccia ma anche spendendo delle ore volontariamente. Oggi ci sono veramente fenomeni di bullismo ma anche di aggressioni varie dovute a questo tipo di affrontare tra i giovani questa problematica, ed è molto importante spiegare loro che il rispetto verso i giovani deve essere un qualcosa di condiviso, deve essere un qualcosa di reciproco. Puntare da sempre sul dialogo tra i portavoce della giustizia e i giovani perché imparino dal passato per non commettere errori in futuro è l'obiettivo degli educatori, che credono fortemente nella programmazione di questi incontri come momento fondamentale nella crescita dei ragazzi. Il messaggio che lanciamo in realtà da 8 anni in questa scuola, perché ci occupiamo con molta fermezza dei temi della legalità. E quest'anno stiamo inaugurando questo percorso di legalità proprio con l'Associazione Agosta, cui noi siamo legati in maniera particolare da diversi anni. Il tema del bullismo è uno dei temi più vecchi del mondo, in realtà adesso è più il problema del cyberbullismo e su questo ci lavoriamo molto, invitiamo anche la polizia postale, cerchiamo di fornire ai ragazzi tutti gli strumenti per potersi difendere. E probabilmente poi in classe avremo noi un ritorno, nel senso che faremo un dibattito, cercheremo un attimo di capire cosa è rimasto loro, cosa hanno capito, ma sono sicura che qualcosa rimarrà, il messaggio è arrivato e vedremo poi i risultati in classe.